sta arrivato Sommer sta arrivando Sommer non gli vuoi dire grazie? non gli vuoi dire grazie? ti hanno preso anche un portiere? <ride> ma per farti capire cioè a me andava bene anche Scamarca. io non ho la puzzetta sotto il naso quest'anno ragazzi io Scamarca l'avevo preso volentieri mentre notavo tante critiche non va bene è uno scarpone ha due piedi come una bastoviglie ma io mi sarei accontentato anche di Scamacca, come sono contento di Sommer, eh? che a mio avviso è un grande, è, è un grande portiere. Poi anche lì, ragazzi, lo so: va via uno di 27, gli arriva uno di 35, lo so, ma me l'ho detto mille volte: è giusto fare osservazioni, magari anche muovere qualche critica, che è sempre costruttiva, mossa in maniera intelligente. Le critiche si servono anche a crescere. In generale nella vita lo sappiamo. Sommer alla fine è un buon portiere, è un portiere bravo con i piedi come comunque vuole l'allenatore. Ha un'ottima capacità di lettura, nel senso che Sommer è molto bravo nel condurre le marcature preventive, ecco perché deve conoscere bene chi gioca davanti. E poi dopo è molto agile tra i pali e molto forte. Pecca un po' nelle uscite, come lo sapete tutti. Nelle uscite non è che sia un mostro, però comunque tra i pali, soprattutto quando deve andare in terra più che le parate alte, è un gatto, un buon portiere. Poi eh, nell'ultima ora sembra che questo Bento, il miglior prospetto brasiliano, abbia un'offerta dal Dite. Sembra che il ragazzo sia venuto fuori, come sembra che giornalisti importanti stiano dicendo sempre in questi minuti che Lukaku aveva già un accordo con la Juve il 13 di giugno sarebbe grave, eh? Io te lo dico, sarebbe grave Romelu perché io sapevo che c'era qualcosa che non andava a Romelu, per quello dicevo lasciamolo lì, Miglio Verde, lasciamolo lì. Vuoi ti dica la verità come sempre, non posso, cioè, capito, non mi posso sottrarre nel non dirti la verità, nel dirti la verità, ti devo dire la verità. Cioè, discorso, vedi, ti accontenti di Sommer, ti accontenti di Scamarca, la cosa è far girare un po' le scatole e che purtroppo si è arrivato ad un punto che i tuoi obiettivi debbano poi dopo, i tuoi obiettivi debbano seguire, de seguire determinati parametri, ovvero sia, mi spiego meglio, se te inquadri un giocatore e non accettano le rate e tante, devi cambiare obiettivo, ma non è solo un discorso di rate, perché ormai rateizzano tantissimi club non è quello il problema il problema è che te lo prendi in prestito e ti devono anticipare anche i soldi, i venditori come è successo con Fabian per Samazic e come è successo con Mulattieri con il Sassuolo per Frattesi sono stati i venditori e ti hanno anticipato i soldi non lo so se sono riuscito a spiegarmi ragazzi, e questa è la cosa grave c'hai l'obiettivo, ok ma quante rate prendano mi aiutano se no devi cambiare obiettivo Ora si parla di questo Balogun, 35, 40, 50, all'Arsenal l'hanno messo a tagliare le cipolle, intanto, talmente forte questo Balogun. Parliamoci sinceramente, ragazzi, taglia i pane e le cipolle all'Arsenal, è quasi fuori rosa. L'Arsenal lo vuole vendere, calciatori americani, non so, mi viene in mente calciatori forti americani, sinceramente, boh, non lo so. Poi magari c'è sempre... La mosca bianca, ma cacciatori calciatori forti americani c'è cioè, Alfonso Davis. Ma mi sembra canadese, se non sbaglio. Trovami un giocatore americano. Cioè mh, Ora hanno cominciato anche a giocare a calcio. Va bene, vediamo se si evolvono anche loro. Io lo, non lo conoscevo questo Balogun. Nel mio piccolo, che non so nessuno, ho cominciato a studiarlo nell'ultimo mese, mese e mezzo. E ti dico una cosa che ti ho già detto due settimane fa. È la mia opinione. Non ho la sfera di ristallo e non ho la verità in tasca. Ti sto esponendo la mia opinione. Non è assolutissimamente il giocatore che serve all'Inter. Allora, a livello, cerco di fare un subito veloce delle caratteristiche di questo giocatorino che pesa 40 kg dopo mangiato, 60 kg. Pesa una roba del genere. È piccolo, non arriva a 1,80 m, ha degli ottimi movimenti dietro il difensore, un po' come aveva i cardi. Vi ricordate, no? Icardi era molto intelligente, dietro i difensori si muoveva bene pum, e spesso colpiva. Lui assomiglia in quello un po' ai cardi, tanto per darvi un riferimento. Ora a qualcuno questo nome farà girare le scatole, però io ti, voglio, ti devo fare capire come lo vedo io questo con Un giocatore tipo a, Bu a Baume Young. Te lo ricordi a Baume Young? Ecco, un giocatore del genere non ci serve, ci serve un centravanti e ci riempa l'aria. Per quello. Io preferivo l'arrosto al fumo perché Balogun, secondo me, è fumo. L'anno prima aveva fatto tre gol, poi è andato in Francia, ha fatto 20 gol. Ma secondo me, lui in Italia, avendolo studiato, ripeto, nell'ultimo mese, mese e mezzo, a livello proprio tattico e strutturale, potrebbe avere dei problemi questo ragazzo. Capito? Quindi eh, potrebbe trovare delle difficoltà proprio a livello fisico. È un'incognita. Quindi. Per il campionato italiano, pur cazzo che sia, secondo me questo ragazzo dovrebbe lavorare sia strutturalmente che tatticamente, e poi non è quello che ci serve, te lo ripeto, poi diciamo: vabbè, Ma è uno che in attacco fa turn over, a differenza magari di Conte, quattro titolari glieli puoi dare, ok? Ma puoi prendere Balogun parliamoci chiaro, ragazzi. Se, esce, se esce Correa, esce Correa, prendi Balogun. Quindi non mi entusiasma per nulla sta storia di Palermo a me, sono, sono sincero. Ecco, do, dopo, dopo scamarca che l'Atalanta qualcuno dice che ci ha sorpassato, ci ha passeggiato sugli zepedei, qualcuno dice Purtroppo, ragazzi, il nostro potere di acquisto è pari allo zero ad oggi, cioè noi siamo prestito. Anzi, dammi una mano nel primo anno del prestito, ti do un giocatore Meno il primo anno non ti pago il prestito, ripeto. Come riferimento possiamo prendere le, le operazioni fatte con Samadzic e con Fratesi. Loro ti pagano il prestito del giocatore, loro ti pagano il giocatore e te per un anno non paghi il prestito. Mulattieri e Fabian. E poi dopo sono tutti pagherò che non pagherà nemmeno i cinesi. Io Balogun lo metterei da una parte, ti Ritirò quello che ho detto 20 giorni fa, ma a maggior ragione te lo dico ora. Io prenderei un giocatore come Morata. Lo so che anche Morata non entusiasma, anche se entusiasma sicuramente più eh, di Scamanca, ma Morata è un giocatore intelligente, comunque una certezza. 15 gol te li fa, è un calciatore, fa tanti assist, è un calciatore che ha giocato in squadre importanti, ha personalità. Un calciatore intelligente si adatta a un qualsiasi compagno di reparto. Morata... Per me, Morata è il mio preferito. Parliamoci chiaro, ragazzi. In queste condizioni, Morata è il mio preferito. Spero che prendano lui e non questo Balogun. Poi, te mi dirai, ma Balogun è futuribile? Sì. Ma gli acquisti futuribili non è il momento di farli ora. Ora devi rimanere competitivo prima che se ne vada ai cinesi. Anche perché ti dico l'ultima cosa. Ci manchi il centravanti, ci manchi il portiere. La difesa l'anno scorso è stato il peggior reparto. Stai attento e ti è andato via. e Onana, occhio. Non parla nessuno della difesa. All'Inter manca un difensore, manca un centrale bravo a sbranare l'uomo e a scappare all'indietro perché l'Inter ha tutti i difensori di posizionamento e davanti con l'età. 35 anni Acerbi, 34 anni Darmian. Attenzione, siamo sicuri che per me hanno over performato l'anno scorso, sia dal mio che acervi. Siamo sicuri che rioffrano quelle prestazioni. Serve un difensore giovane che abbia forza, resistenza e soprattutto che sia forte mentalmente, con tanta personalità. Ti faccio un nome non da discount in queste condizioni a basso costo, Tomi Yasu quello che era a Bologna, che era a Lazio. ecco dal Lazio se io dovessi prendere un giocatore, prenderei Tomi Yasu ma non Balogun perché a noi serve altro rispetto a Balogun perché se va via il ballerino e qualcuno magari ci casca e te lo compra e correa, per chi non lo sapesse, mi va bene anche Sanchez, forse non ci siamo capiti. Io quest'anno volo basso, tanto lo so che se ne sta andando, volo basso, mi va bene anche Sanchez, non c'è bisogno di spendere 30 milioni perché ce l'hai già uno delle caratteristiche di Balogun, che è due volte fisicamente, che è Turam. E se devi prendere Balogun, che è un'incognita comunque il primo anno, prendi Sanchez, che ti ha fatto 18 gol a Marziglia a 34 anni. Ciao Inter.